Che cos'è veramente la legge dell'attrazione? In questo video voglio spiegarti come per me ha significato molto la legge dell'attrazione e come sto spiegando a tantissime persone come utilizzarla per ottenere risultati concreti. Partiamo dal principio che la mente è un qualcosa di veramente magnifico, è il nostro reale potere segreto. Cosa cambia tra te e una persona che in questo momento ha realmente tanto successo? Guarda Elon Musk, guarda Mark Zuckerberg, guarda molti altri della nostra era che hanno avuto reale successo, ma guarda anche nel passato Tesla e molti altri. La differenza sostanziale è solo ed esclusivamente il potere dell'autosuggestione e quello che realmente la tua mente può fare. Molti pensano che se non si arriva da una famiglia agiata non si possa ottenere risultati, cosa che ti posso smentire completamente, perché io non arrivo da una famiglia agiata e ho ottenuto in questa vita finora tantissimi risultati e so che ne avrò tanti e molti altri. La condizione per cui sei sempre influenzato sul fatto del dire no, ma fallo più avanti, non è il momento, o aspetta più avanti, oppure ma sì, ma dai, ma oggi esci, che te frega, perché devi stare a casa a studiare, perché devi stare a imparare cose nuove, oggi divertiti, sei giovane, rilassati, hai tempo. Tutte queste cose sono menzogne, sono maschere che ti impediscono realmente di ottenere risultati concreti. Molti pensano che le persone che in questo momento sono molto rilevanti nella storia, molto rilevanti nella comunità, molto rilevanti a livello di personalità, siano persone fortunate, ma in realtà la maggior parte di queste non sono fortunate, sono solo persone che sono state coerenti con quello che volevano, che sono state costanti con quello che volevano, che hanno risposto al messaggio che gli dava la mente subconscia. Cosa stai realmente facendo per cambiare la tua situazione attuale? Ti alzi, fai colazione, magari cominci ad andare a lavorare o vai a studiare, finisci, poi sei stanco, ti metti davanti alla tele, subisci le informazioni di altre persone che influenzano la tua vita, arrivi sabato e domenica per svagarti e giustamente dici beh, sono gli unici giorni in cui posso svagarmi, quindi cosa fai? Continui a procrastinare le tue passioni, continui a procrastinare quelli che sono gli obiettivi, continui a procrastinare quello che dovresti fare per ottenere risultati. E poi, dopo un paio d'anni, cominci a dire, ma non ho ottenuto risultati, ma io non ho avuto questa fortuna, io non sono questo, e dai la colpa solo a qualcun altro. Questo è l'errore enorme che tu puoi fare se vuoi realmente avere questo switch mentale, se vuoi ottenere dei risultati concreti. Ovvio, se non vuoi ottenerli, vuoi rimanere così come sei, non ti interessa la felicità, non ti interessa la ricchezza, non ti interessa la prosperità, puoi rimanere così, ma non seguire questo video, perché in questo video io ti spiego come sia possibile, cambiando solo la mentalità, ottenere dei risultati. Ricordati, se provi a intervistare qualsiasi persona ricca, famosa, vedrai e noterai subito che switch mentale che ha. Noterai che sono persone tendenzialmente che pensano in maniera completamente differente dalla maggior parte delle persone e soprattutto hanno una visione di quello che fanno, hanno una visione di loro stessi, proiettano quello che saranno e fanno di tutto per ottenere quei risultati. Cosa stai facendo per ottenere ricchezza? Cosa stai facendo per ottenere risultati? Cosa stai facendo per ottenere l'amore? Cosa stai facendo per ottenere il successo? Quella vocina che ti dice, potresti fare questo business qua. E poi c'è un'altra vocina che ti dice, ma poi lo faccio più avanti, ma se fosse così facile, ma non lo so, poi magari perdo soldi. Ma continuare a procrastinare, il continuare a pensare non in abbondanza, ma in mancanza, questo ti blocca e ti bloccherà sempre. Bloccherà ogni tua decisione, ogni tuo successo, perché ti posso garantire che tu puoi ottenere realmente risultati pazzeschi, perché non c'è nessuna differenza tra la tua mente e quella di un miliardario. La cosa che cambia è che il miliardario ha imparato a usarla e ha imparato ad ascoltare il suo subconscio, a proiettare la sua visione, a non procrastinare, a ottenere risultati, a pensare in maniera differente, mentre te subisci le informazioni di altri, procrastini, cerchi di dire ma sì, ma questo
ma sì, poi lo faccio. Io personalmente ho diverse aziende e ho avuto modo di parlare con imprenditori, professionisti, ma anche con persone che stavano iniziando ad affacciarsi al mondo del lavoro. Io arrivo da un lato di marketing, di comunicazione, e posso garantirti che ho sentito tantissime persone dire: ah, io vorrei cominciare a vendere, però non so, è difficile, non posso. E io chiedevo: ma scusa, perché non puoi? E no, perché sai, comunque devo spendere dei soldi, boh, non lo so, eh. Poi uscivi dal bar, dopo aver parlato, bevuto il caffè, uscivi e aveva il BMW nuovo. E dice: ma scusa, ma non volevi, non hai detto che non avevi soldi, che... E no, però vabbè, la macchina a me serve, effettivamente a me serve, no? Lo switch mentale, lo switch di dire: non metto 30.000 euro su un oggetto che non serve a un c***o, ma la metto sulla mia formazione, lo metto sull'avvio di un nuovo business, lo metto su una nuova opportunità. Ed ecco perché ci sono sempre più ragazzini che vedete diventare miliardari e l'unica cosa che ti viene è una frustrazione da dire: ma perché rubano, ma perché fanno le cose illegali, ma perché... No, è solo che hanno capito come funziona la mente. Hanno capito che possono realmente ottenere risultati concreti e non si sono fatti bloccare da quello che è la massa dell'informazione che c'è in giro. Dal fatto che ti dicono: ah, c'è il Covid, e allora tutti cominciano a dire: no, allora non si va più da nessuna parte, non si fa più niente, non si investe, non si spende, non si fa. E questo cosa porta? Ti porta solo a frustrazione, a negatività, a non andare avanti e a continuare continuamente a non ottenere risultati, perché sei spento. È come se il tuo fuoco interno venisse avvolto da una coperta per tenerla spenta. Devi imparare ad uscire, devi imparare a fregartene anche di quello che dice la gente e a pensare a quello che è il tuo bene, a quello che realmente vuoi ottenere. Questo è lo switch mentale per cambiare realmente le abitudini e cambiare realmente ciò che sei. Ottenere risultati, non importa se sono risultati piccoli o enormi, ma ottenere i tuoi risultati, ottenere le tue gratificazioni, ottenere ciò che tu vuoi realmente. Per questo ho preparato un corso totalmente gratuito di 7 giorni. È un percorso che ti spiegherà esattamente come puoi utilizzare queste tecniche per migliorare la tua vita, per ottenere risultati, per non procrastinare, per andare e agire realmente e ottenere ciò che realmente tu devi ottenere. Vai in descrizione, c'è il link, registrati e accedi a questi 7 giorni completamente gratuiti, perché sono sicuro che cambieranno la tua vita e cambieranno il modo in cui vedi le cose ogni singolo giorno. Ciao!